Sus pazzesco in un fiume pieno di sorprese e una grotta che ci attende incredibile. Stessa maglietta, stesso giorno di registrazione, ragazzi, mi sono ripromesso di non registrare più di due video su Elden Ring. Più lo dico, più non rispetto questa regola, cercherò di rispettarla. Incredibile oggi perché ho altri video da fare. Quindi partiamo incredibile, vai! Allora, dopo un episodio con Bale che vi ho raccontato nello scorso episodio, che mi ricorderò per i prossimi secoli, incredibile. Lo scorso episodio è stato tranquillo, abbiamo iniziato ad esplorare questo sus fiume. Qua abbiamo scoperto delle strade che non potevo neanche io immaginare. Abbiamo tecnicamente il passaggio verso la zona della costa sud. E io giustamente ho collegato il viola a questa cosa qui, questo fiore sus, che infatti dice che è nella costa, vedi? Poi l'ho collegato anche a questa specie di pozione sus che ci ha dato Tiolier. E tecnicamente questo è un veleno mortale, ragazzi. Quindi secondo me, se la From in questa espansione ti fa build up di qualsiasi cosa, cioè prima ti fa incontrare la vecchia, la testa e poi bestia divina, e poi trovi il trinket di Rellana e poi c'è Rellana, poi c'è tutta la cosa di Bale, se questo è l'inizio di una quest sus del veleno, sfocerà in qualcosa di veramente terrificante, ragazzi. Quindi per adesso io andrei per questa caverna sus, che è dall'altra parte e mi dà l'idea di più tranquillo, incredibile. Quindi direi di partire col nostro sus dragonico. Abbiamo sempre le boccette che le uso veramente poco, ragazzi. Oh, sono tornati i nostri amici lupetti. Vuoi vedere quanto danno fa un lupo? Beh. Ah, vabbè, easy allora. Vabbè. Quanto danno faremo a questo lupo sus? Va. Non male. Ok. Vabbè. Più che altro, sai, quelle di fuoco sono spicy, no? Però queste di veleno, secondo me, possono regalare forti emozioni. Qui c'è palesemente una trappola. T'ho visto. Ho visto le zampette del lupetto. Contro questi nemici, ripeto, sono tanta roba. Qui volendo possiamo salire. Qui. Beh, sembra veramente un muro invisibile quello, eh. Non ho ancora beccato uno di muro invisibile, ragazzi, eh. Dai, questo pure sembra un muro invisibile. Su, dai. Niente. Ragazzi, troveremo un muro invisibile prima o poi, eh. Perché mi dà l'idea di pavimento che crolla? Lo stavo veramente per dire. Oh, un fiume di sangue. Ma che bello. Quale creatura mistica ci sarà qua sotto, eh? Ah, ma qui ci sta proprio una gran festa, ragazzi. Ma quanti cavolo sono, scusami. Sono pure più forti degli altri. Questa è proprio la festa dei demoni del sangue. Vabbè, ci sta. Pure loro vogliono fare festa, no? In mezzo al sangue, giustamente. Cari lupetti, qui non è che fate una bella fine. Questi ve se magnano proprio, eh. Cioè, io scapperei se fossi uno di questi lupi, eh. Altro che sta in sta grotta. Due e tre. Ah, trappolone? Ok. Carne sacra insanguinata. Carne cruda immersa nel sangue. Squisitezza dei sanguidemoni. Si vede proprio le loro parti. Aumenta brevemente la potenza d'attacco fisico e l'arcano. Se nelle vicinanze avviene un sanguinamento, aumenta ulteriormente la potenza d'attacco. Che cosa avete creato? La Rivers of Blood non ha bisogno, ma in generale le build sanguinamento non hanno bisogno di ulteriore danno. Che avete fatto? Sembra che il sangue provenga da una ferita della madre amorfa. Pertanto non può essiccarsi né guastarsi. Ma è la stessa madre che Mog pregava? Che lì pure lui pregava la mamma del sangue, tipo cose sus? Oppure non c'entra niente? Io ho un'idea. Che dite se skippiamo quei cosi e andiamo diretti nella nebbia? E poi quei cosi li ammazziamo dopo? Facciamo una cosa proprio extreme paxerella, ragazzi. Massima, che ci frega. Dai, forza. Si arrabbiano tantissimo. Ammazza che danno. Ah, beh, non ci hanno mai droppato niente di straordinario. Via, 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 via. Vabbè. Ah, capo sanguidemone, ma che bella sorpresa. Amico, come va? Ah, perfetto. Tiche è inutile perché ha grado. Porca miseria. Mi sa che ho fatto un errore clamoroso. Ok. Vediamo se riusciamo a mettere la marcia scienza. Se ci riesco, eh. Ok,
Ok ragazzi, è più pericoloso di quel che sembra. Un po' di ghiaccio. Non ha gradito. Ok, la marcescenza l'ha preso intanto, eh. Che è positivo, eh. Baffiamoci un po'. E andiamo di questo. No, usa gli attacchi di Mog, ma dai. Fighissimo, usa gli attacchi alla Mog. Fighissimo. Manca solo che usa Nihil e siamo a posto. Bellissimo. Fighissimo. Ceri di fattucchiere sangue demone, bellissimo. Ma possono venire qua? Dai! Vedi che fanno loro l'evocazione sus del sangue, che figata! Ok. Sì, ma dai, ma che figata che usano gli attacchi di Mog! Ma dai, ma che spettacolo! Dai. Ok, pure questo è andato. Ma potremmo farcela, se siamo attenti ce la possiamo fare. Manca questo. Questo è morto. Originalissima come cosa, mi piace tanto. Bella chicca. Questo spirito svolge i rituali della manna del sangue con una lancia sacra, che poi noi ce l'abbiamo quella lancia. Scaglia maledizioni della fiamma sanguinaria e trae particolare piacere nel versare sangue del nemico. Ah, carino. Un tempo i membri di una tribù sconvolta dalla guerra scoprirono una divinità malvagia che li tramutò in sanguidemoni. A salvarli fu la madre della verità. Ah, ok, quindi quella che stima Mog è questa madre, secondo me, non quest'altra divinità malvagia che li ha fatti diventare demoni. Oppure il contrario. Ragazzi, veramente, veramente figo. E possiamo fare pure un livellino, mi sa, eh? Mi servono 18.000 anime, ragazzi. Sapete benissimo, è tempo di farmare da Mog il livellino. E a questo punto sono indeciso, ragazzi. Che dite, andiamo qua al forte del reprimende o vogliamo andare qua sotto? E quasi quasi andrò al forte, però. Che dite? Allora, taglio incredibile, faccio un livellino e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, livellino fatto, 175, abbiamo 32 ammenti. Il mio scopo adesso è portare 35 ammenti, 55 vitalità e 40 a tempra. E poi cominciamo a portare, volendo, su anche altro, tipo ancora destrezza. Allora, castello del, come si chiama? Del reprimende. Ricordiamoci che poi abbiamo tutta la parte sotto, cioè il basso corso del fiume Ellac che sfocerà qua sotto, ipotizzo. Va bene. Questo è praticamente Altus Ombra, perché qui infatti c'è il golem. Qui c'è una strada sus, che però non sappiamo dove porta. Però questo quadratino, vedi, mi dà l'idea di chiuso. Quindi questo qua, tipo questo fiume qui, poi lo possiamo esplorare, no? Mi sembra un'idea simpatica, pure per cambiare un attimo, ragazzi. Poi ci buttiamo tranquilli nel fiume. Quello è un ammazza presagi. Quanto sarà duro, secondo voi? Secondo me è durissimo. Perfetto. L'abbiamo buttato giù. Va bene così. Dai, serio, uno di vita? Mannaggia. Ok, non mi andava di sprecare il mana per uno di vita. Un'altra grazia, ma quante grazie ci stanno in sto posto, scusatemi. Dai, che ci posso saltare. Dai, ma guardalo lui, il campione. Usiamo la boccetta, ah no, non ce l'ho. Scusate, pensavo di averci la boccetta di veleno, me l'ero levata. Guanti d'arma del soldato comune. Ma a questo punto sono curioso di quella grazia laggiù, ma si può scendere? No, mi sa che muoio male, ragazzi. Non posso scendere. Ah, dato che a me gli ammazza presagi, come dire, non è che mi stanno troppo simpatici. Purghiamoli da lontano. Facciamoli sentire un po' di potere sus. Vai, vai, muori, muori. Dai. Allora, ho trovato. Sono incrostati. Ok, questi li abbiamo. Eccolo, frammento di osso benedetto. Molto difficile da reperire. Frammento osso toccato dall'oro dell'albero d'ombra e proveniente dalle spoglie di un guerriero caduto nel regno dell'ombra. È ritenuta la più alta onorificenza conferibile a un defunto. Io sento sti suoni sus che mi mettono un'angoscia. Ma qui si può scendere? Io dico che ce n'è un altro, ragazzi. Non mi fido che ce ne sta solo uno. Ah, lo vedi? Ah, ok, ha tutto senso. Allora, accendiamo pure quel falò, che dite? Ok. Il giro attorno a sto castello lo facciamo dopo. Andiamo un attimo a finire l'esplorazione sus qua dentro prima. Frammento d'osso, pugnale da lancio, covallaria. E qui, ragazzi, facciamo un sacco di esecuzioni, mi sa, eh?
Dobbiamo buttarci, facciamo i coraggiosi, che dite? Proviamo, dai. Un'altra ammazza presagi. Questo è più duro di quell'altro. Io ragazzi li ammazzo così perché me li ricordo il danno che facevano. Ed era assurdo. Ok. Veramente assurdo. Iride dell'occultamento. Va bene. Ok. Drop leggendario. Runa di Marika. Iride nera come la notte. Tra l'altro sembra l'opposto di quella di Marika. Appoggiala sull'occhio di qualcun altro per bloccare loro ogni raggio di luce. Può essere anche usata per ricevere i benefici di una runa maggiore equipaggiata perdendo tutte le rune del processo. Nel regno dell'ombra i sacerdoti dell'albero madre ricorrevano a questo espediente per esacerbare i timori del loro gregge con eccellenti risultati. 80.000 rune! Residui dorati della grazia concessa dalla regina Marika in persona agli eroi della sua crociata. Infatti sono tutti cadaveri qua. Il fulgore della grazia della regina Marika abbaglia anche i migliori. Ma poi perché me l'ha droppata un tizio a caso questa iride nera come la notte? Ok ragazzi, due degli oggetti più assurdi dell'universo abbiamo trovato, va bene. Ok, qui c'è questo specie di mini cimitero. Ceneri di soldato di Mesmer, pure. Un soldato brandisce un'ascia, l'altro una lancia. Sono entrambi abili in esecuzione di attacchi caricati. Questi militari appartenevano al famigerato battaglione penale e furono sepolti lontano dalla vista dell'albero d'ombra. Ragazzi, non ho parole, questi due oggetti mi hanno un attimo traumatizzato. Runa di Marika è quell'affare che non si capisce che fa. Tra l'altro ci sono altre due strade, ragazzi, non me le sono dimenticate, eh. Una parte si scende e l'altra pure si scende, quindi poi le facciamo, eh. Ok, eliminiamolo, questo non è poco sveglio. Ok. 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 Qui possiamo fare così. Se mi hai fatto venire qua c'è un motivo, infatti. Ah 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 ah. Susso intelligentone. C'è un segretone. Talismano del drago di fuoco più 3. Ce l'avessi avuto contro Bale. Ah no, sono collegate le due strade. Ok, ok, ok. Guarda che roba, i dettagli. Qui torturavano i poveretti, vedi? E qui siamo arrivati. Ok, noi siamo arrivati da qui, abbiamo fatto il giro così, va bene. Quindi possiamo scendere ancora di più, se non sbaglio. Qua sotto possiamo scendere. Sorpresona? Eliminiamo lui. Peccato, vabbè. Poteva andare meglio. Ok, questo è andato. Bevutina. Ma guarda quanto sono simpatici i nostri amici. Ecco qua, morite insieme, va. Vedi, la forgiatura 6 più 8. Ammazza, ti fanno trovare una quantità di minerali proprio della serie. Vedete potenziate prima di andare avanti proprio, eh. Direi che ci manca la strada del cavaliere con le doppie lame. È vero, però muore è spawnato l'inferno. Vabbè, che ce frega, intanto noi dobbiamo andare là dentro. Bel fulmine, che dici? Ammazza quanto è duro. Ah, è un boss? Non l'avevo capito. Ammazzalo! A parte che figata che è lui, scusami. Eldred dei Cavalieri Neri. Vabbè, giochiamoci un po', dai. Scappiamo da lui un attimo. Io mi aspettavo si chiudesse la stanza, invece no, lo puoi affrontare per tutto il castello. Beh, originale questa cosa. Prendiamo certe tesoro, un tanto, che dite? Ricettario del sacerdote guerriero 2. Che fa? Grasso festivo, appunti sulle tecniche di creazione dei devoti sacerdoti guerrieri. Questi paladini della fede lottarono strenuamente per diffondere il verbo del regno dell'ombra, dove non era visibile l'albero madre. Ah, però lo posso uccidere così? No, vabbè, ma che umiliazione, porello, dai, su, mi sento in colpa. Posso giocarci un po', su, dai. Lo so, non è onorevole, però, ragazzi, fatemi divertire. Intanto mi ammazza sicuro, guarda, eh. Mi ammazza proprio palese, sto giocando proprio col fuoco. Intanto è fighissimo lui, guardalo. Ciaddone. Ah, ma è del crogiolo? Fichissimo, no, non è proprio un cavaliere random. Dai, ma sei fighissimo. Tanto non ti lascio tregua, eh? Ah, l'ha fregato la grande. Vabbè, ci sta.
Ok, vai. Fichissimo, dai, è stato divertente batterlo così, sali, scendi, è stato divertente. Lo ammetto. 80.000 anime. Cenere di guerra, ali del crogiolo. Queste si vedevano nel trailer, eh. Ali del crogiolo, questa abilità proviene dalle forme di vita del crogiolo. Beh, giustamente. Spicca al volo con un paio di ali dorate per poi cadere in picchiata sul nemico con l'arma puntata. Se usata su lami gemelle, esegue un attacco rotante. Allora, a questo punto ci rimane da esplorare la parte qui sotto del castello. Che ci fanno qua queste creature devastanti? Io mi ricordo che erano molto deboli al fulmine, ragazzi. Questa non sente niente. Potenziamento. Non credo mi abbia colpito, ragazzone. Però proprio facciamo che mi ha colpito, va? E adesso respiro della fiamma spettrale. Appena viene qua, dai. Forza, vieni, vieni. Vai. Beh, mi aspettavo molto di più, ragazzi. Non è valsa minimamente la pena. Luna spezzata, luna del regno d'ombra e runa del regno d'ombra. Ma vedo male io, quella è senza testa. Che ha di speciale quella? È più debole di quest'altra. Ah, perché è rotta. È rotta e quindi è... Va bene. Va bene. Va bene. Ha dato il suo. Un altro drop dorato? Benedizione di Marika, ma non avevi detto che c'era una sola gioco, però perdonami. Scusami, ma l'abbiamo trovata nel, tipo nel primo episodio questa roba qua. Ma ce n'era una. Marika ha creato molte... Ah, aspetta, molteplici copie di questo balsamo per Mesmer, ma non succederà mai più. Io mi ricordo che c'era scritto che ne aveva fatta una. L'hanno cambiato la descrizione. No, sono sicuro che hanno cambiato la descrizione, ragazzi, non mi fregate, eh. Andatevi a rivedere i primi episodi, sono sicuro che c'era scritto Marika ne creò una sola. Che ho pure fatto la battuta, ce n'è una in il DLC. Allora, qua abbiamo esplorato abbastanza bene. Andiamo verso il lago, che dite? Wow! Quello è il Mega Legacy Dungeon dove ho fatto la battuta che ci sta Smesmer, palese. Ragioniamo. Qui c'è un altro di quei cosi, è il secondo che troviamo, vero? Secondo voi, domanda da $1.000.000 di Godo. Questi cosi funzioneranno come il drago al picco Sus che ci ha dato una mano? Oppure no? Ma poi, ragazzi, ma chi me lo fa fa ad aiutarli, tipo? Vai, gli facciamo abbastanza male, gli facciamo un danno assurdo, però. Sì, mi sa che il trucco è far così, tanto c'è la morte con loro. Mi sa che gli dovrei usare la marcescenza, che dite? Ah, beh, quello sì che è un danno importante. Allora, aspetta. Allora, il bimbo fa un danno importante. Sono indeciso se... purgarlo di marcescenza, probabilmente quella è la via, però se si blocca così a me va bene. Abbiamo vinto? L'abbiamo bloccato? Ah, ragazzi, abbiamo vinto, mi sa. Ah, godo. Ecco, se però mi voli, fratellino, ho un problema, perché ho poche fiaschette. Beh, in testa gli facciamo 2.000, non è male. Allora, non credo si debba fare mai nella vita così, però... E vabbè, però, ragazzi, mi sta facendo sprecare tutte le fiaschette inutilmente. Mi stanno sparando sul culo, avete visto, ragazzi? Ogni tanto arriva 15 di hit, quindi quello, secondo me... Ah, mi ha shottato. Ah, ok. Non mi aspettavo mi shottasse, sinceramente. Ok. Però si può fare. Colpiamolo con le frecce del fulmine e appena ci aggra... e lo rincastriamo qua, lo purghiamo con la marcescenza. Perché secondo me bisogna sfruttare questi tizi. Sono fatti apposta, secondo me. Non gli fanno niente. Però è un minimo di danno, capito? Il trucco è colpirlo sempre in testa, sto coso. Chi mi ha colpito? Ah, ma questi ce l'hanno con me. Ah, top intelligenza. Cioè, c'è un drago e mi attacca a me? Ah, no. Cioè, vogliono ammazzarlo loro, il senso è questo? Siete gelosi che senza luce draconico vi aiuti? È più intelligente un drago del picco della montagna di umanoidi senzienti? Wow! Mi ricorda il drago che abbiamo eliminato qualche episodio fa, che stava sulla montagna. Vi ricordate? Però quel drago era più intelligente di questi, cioè questi mi attaccano a me. Capito? Quello là invece attaccava solo il drago. Ok.
Cioè, se ce l'ha con loro non è un problema. Vedi? Però stanno per morire. Ah, ce l'ha con me? Via, 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 via. No, ok, ancora non ce l'ha con me, ragazzi. Sto sudando in una maniera che non avete idea. Potremmo evocare anche Tiche, ma credo sia veramente inutile Tiche contro questo affare. Calma. Ok. 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 Ti prego, dammi anima, ti prego, dammi anima. 144.000 anime. Andava eliminato così. Un po' come appunto Balesta ripetizione, ok. Come appunto il drago Sus che stava su, capito? Comunque lui è veramente il genio, secondo me. Mazza, metà vita con un colpo. Perché questi colpi non li hai usati col drago? Perdonami, fratello. Ok, backstab. Vabbè. Cioè, guardate, non droppano neanche le anime. Cioè, loro non servono a niente. Cioè, sono proprio fantocci per questo drago. Vabbè. Se gli stai lontano, come dire, il loro lavoro, tra virgolette, lo fanno? Cioè distrarre questa creatura Sus? Mettiamoci qua e il prossimo episodio andremo nel basso fiume Hellak e vedremo cosa troveremo, ragazzi. E dopo un combattimento assurdo dove Sus ha dimostrato una intelligenza degna del vostro Sus, perché infatti ha la grande testa, eppure Sus c'ha la grande testa. I Sus hanno una grande testa, ragazzi, sanno ragionare in maniera intelligente e Sus. E abbiamo sfruttato dei soldatini un po' stupidini per colpire il drago con la lancia di Sus infulminata incredibile. Prossimo episodio andiamo qui, fiume Hellak, chiunque ti chiami ti distruggeremo, chiunque tu sia. Con questo combattimento incredibile direi che questa puntata di Elden Ring può finire qua. Che cosa con voi e ci vediamo alla prossima puntata.